Allora, buonasera e benvenuti a tutti. Cominciamo questa serie di incontri che, come avete potuto leggere o sentire da qualcuno, seguono la preghiera del Padre Nostro e la approfondiscono molto. Perché proprio la preghiera del Padre Nostro? Perché dice un antico scrittore cristiano che la preghiera del Padre Nostro è il riassunto di tutto il Vangelo, no? Quindi è come se fosse una porta attraverso cui si entra in tutto il Vangelo, una sintesi così ristretta da riuscire a racchiudere in 8 frasette, diciamo, contiamone 8, poi vediamo bene la struttura della preghiera, tutto il contenuto del Vangelo. Quindi è molto bello entrare nel Vangelo dal Padre Nostro, perché è come se ognuna delle frasi del Padre Nostro andasse aperta, andasse srotolata, ecco, perché è così concentrata che bisogna srotolarla per capire di che cosa si sta parlando. Effettivamente, se ci pensate, è una di quelle preghiere che tutti conosciamo fin da piccoli, no? Forse la prima preghiera che ci è stata insegnata, che è stata insegnata a tutti quanti. Eppure è anche una preghiera abbastanza strana nella sua formulazione. Se ci pensate, alcune frasi del Padre Nostro non sono così chiare, perché non è proprio chiaro il contenuto, che cosa si sta chiedendo. Quando uno dice, per esempio, sia santificato il tuo nome, che cosa stai chiedendo? Cioè, se succede quello che stai chiedendo, a te che cosa succede? Tu chiedi a Dio, sia santificato il tuo nome, metti caso che poi Dio lo fa, cioè risponde a questa... A te che succede? Sarebbe importante saperlo, no? Perché sennò poi non sappiamo nemmeno se Dio ha ascoltato oppure no la nostra preghiera. Ecco, e anche altre, sia santificato il tuo nome è la prima, ma in realtà in ognuna delle frasi, dei pezzetti del Padre Nostro c'è qualcosa da scoprire, qualcosa di bello da scoprire, qualcosa, un pezzetto del Vangelo da scoprire. E quindi l'idea è quella di percorrere il Padre Nostro con molta lentezza, ogni volta soffermandosi su una frase, per entrare nel Vangelo. Ed è il Padre Nostro, sapete, la preghiera per eccellenza, la preghiera del Signore, quella preghiera che Gesù stesso ha insegnato. Non sono tante le preghiere che ha insegnato Gesù nel Vangelo, se ci pensate, propriamente che Gesù si è messo proprio lì a insegnarla, solo il Padre Nostro, perché tutte le altre preghiere che facciamo, per esempio prendete l'Ave Maria, sono dei pezzetti di Vangelo nella prima frase, nella prima parte, e delle aggiunte nella seconda, ma non è che l'ha insegnata Gesù. E lo stesso, che ne so, il Gloria al Padre, non l'ha insegnata Gesù, e così via. Quindi tenete presente che è una preghiera veramente speciale, non è come le altre. Tant'è che i cristiani antichi, quando volevano introdurre le persone al cristianesimo e quindi farli entrare nel mistero della Chiesa, in che cosa significa essere cristiani, a un certo punto dedicavano una parte del tempo a spiegare il Padre Nostro. Tuttora, se uno viene battezzato da adulto, o se qualcuno è stato battezzato da grande se lo ricorda, poco prima del battesimo ha ricevuto dalla Chiesa come regalo il Padre Nostro. Ti viene proprio consegnato, regalato, perché è uno dei tesori della Chiesa. Quindi è bello prendersi del tempo per approfondirlo, per studiarlo, perché è una cosa preziosa. Di fatto, uno che non è battezzato propriamente non potrebbe pregare il Padre Nostro. Per questo, alle persone che fanno il catecumenato, cioè la preparazione al battesimo degli adulti, viene consegnato, cioè regalato, lo ascoltano subito prima di essere battezzati, e poi per la prima volta potranno loro dirlo quando ricevono il battesimo. Nella veglia di Pasqua, nella notte di Pasqua, ricevono il battesimo e in quella stessa messa, verso la fine della messa, prima di fare la comunione, per la prima volta possono dire il Padre Nostro. Poi è chiaro che
diciamo, questa è la teoria. Poi nella pratica magari uno si è battezzato da grande, ma ha cominciato ad andare a messa prima, ha imparato prima la preghiera. Però è interessante sapere qual è la teoria, perché ci dice qualcosa, ci dice: guarda, il Padre Nostro è così importante, così una parte centrale del cristianesimo, che te la do subito prima di essere battezzato e puoi pregarla solo quando sei stato battezzato. Perché c'entra proprio col battesimo, con ciò che ricevi nel giorno del battesimo. Allora, è una delle... non è solo una preghiera in questo senso, non è solo una formula di preghiera, poi vedremo bene com'è fatto, non è solo una formula di preghiera, è proprio un modo di pregare. E quindi, per comprendere bene il Padre Nostro, per assimilarlo veramente, non possiamo limitarci a ascoltare. Dobbiamo anche pregare, proprio provare a mettere in pratica quella parte della preghiera. Per questo gli incontri che vi proponiamo in questo periodo hanno due grandi parti. Una parte di ascolto, in cui state seduti, cercate di non dormire e ascoltate, e un'altra parte in cui invece si prega insieme secondo lo stile di quella parte del Padre Nostro che abbiamo ascoltato quel giorno. Per questo è un momento di tempo abbastanza lungo che ci prendiamo praticamente tutto un pomeriggio, perché c'è bisogno di questo. Altre volte ho provato a fare gli incontri, le catechesi sul Padre Nostro facendo solo la catechesi, solo che è come se fosse una cosa un po' monca, no? Come se io ti dicessi: allora, la pasta alla carbonara si fa così, ti spiego la ricetta, però poi non la cuciniamo e non la assaggiamo, non funziona. Cioè, almeno una volta la devi cucinare e assaggiare tutti insieme, poi dopo te la rifai a casa da solo, ma se prima non proviamo a farla insieme è difficile che funzioni. Allora, il Padre Nostro è la preghiera. Pensate, è una preghiera così importante che se voi prendete il Catechismo della Chiesa Cattolica, cioè il libro che riassume tutta la fede, un quarto del Catechismo è dedicato al Padre Nostro, praticamente. Tutta la parte della preghiera in cui il Catechismo spiega che cos'è la preghiera, come si prega, lo fa, dopo un'introduzione, commentando il Padre Nostro. E perché è un quarto? Perché ci sono altre tre parti. Sono le quattro colonne del cristianesimo. Se dovessimo dire che cos'è essere cristiani, potremmo riassumerlo in quattro colonne, quattro frasi, che sono il primo testo che trovate sul foglietto numero 0. Quello con scritto: Maestro, insegnaci a pregare. È una frase degli Atti degli Apostoli, in cui descrive la primissima comunità cristiana, quella che è nata quando San Pietro, il giorno di Pentecoste, ha annunciato il Vangelo per la prima volta, e dice che la primissima comunità cristiana, le persone che ne facevano parte, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Insegnamento degli apostoli, comunione, spezzare il pane e preghiere. Erano perseveranti, cioè facevano sempre queste quattro cose. Queste quattro cose sono l'identità dei cristiani. L'insegnamento degli apostoli, cioè la fede, ciò che è riassunto nel credo. Ascoltavano gli apostoli insegnare, cioè noi potremmo dire si formavano nella fede, un po' come stiamo facendo adesso, esattamente quello che stiamo facendo adesso. Si ascolta il Vangelo. Poi, nella comunione, cioè nell'amore reciproco, nella vita fraterna, nella vita di comunità, perché il cristianesimo è una fede comunitaria, si vive insieme, non si è cristiani da soli. Erano perseveranti nello spezzare il pane, e questo è il nome antico dell'Eucaristia, quindi della Messa. Quindi erano perseveranti nel vivere la liturgia, la Messa, ed erano perseveranti nelle preghiere. Vedete, quattro parti. Quattro cose che sono proprio le quattro parti del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è stato apposta, strutturato così, perché questi sono i quattro punti chiave. Se ne manca uno, traballa la fede, sono come quattro pareti della casa, devono crescere tutti insieme. Anche se uno è catechista e quindi sta educando un altro alla fede, deve costruire queste quattro pareti tutte insieme, se no resta aperta una parete. Per questo è interessante, alcuni dicono: l'essenza del cristianesimo è amare, voler bene agli altri, il servizio. È vero, ma mancano tre cose.
Un altro pensa, no, il centro del cristianesimo è andare a messa. È vero, ma mancano tre cose, perché queste quattro cose sono tutte e quattro necessarie. Non c'è la vita cristiana piena se manca una di queste quattro cose. La fede, la formazione nella fede, la vita fraterna, l'amore fraterno, la liturgia e la preghiera. Allora, il Padre Nostro è la quarta, evidentemente, la preghiera, cioè quella... Che cos'è la preghiera? Cominciamo proprio dalla base. Che cos'è la preghiera? Leggiamo una frasetta dal testo successivo, è un brano del Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 2564. Vi leggo solo la prima frase. La preghiera cristiana è una relazione di alleanza tra Dio e l'uomo in Cristo. La preghiera cristiana è una relazione di alleanza tra Dio e l'uomo in Cristo. Cioè la preghiera non è anzitutto parlare a Dio, per esempio, prima cosa. È una relazione di alleanza. L'alleanza nella Bibbia, poi lo scopriremo meglio nei prossimi incontri, l'alleanza nella Bibbia è un concetto centrale, vuol dire l'appartenenza reciproca che Dio instaura col suo popolo. Io sono il tuo Dio e tu sei il mio popolo. Che cos'è la preghiera? Una relazione in cui io e Dio ci apparteniamo reciprocamente. Io sono suo e lui è mio. È una relazione. Come facciamo a capire la preghiera? Se è una relazione, dobbiamo partire dalle nostre relazioni umane, che sono la cosa più simile. Quindi devo partire da una relazione con una persona a cui appartengo. Io sono vecchio, quindi mi ricordo quella che facevano nella Rai, Ambra Angiolini, che cantava "T'appartengo, Dio ci tengo, se prometto poi mantengo". Non so se qualcuno vecchio come me che si ricorda questa cosa, è tremenda, sapete, quelle cose oscene che non riesci a toglierti dalla testa. Va bene, comunque. Allora, per capire la preghiera dovete quindi pensare, partire, come esempio vostro concreto, da una relazione di appartenenza che avete. Tu a chi appartieni? E chi ti appartiene? Parti da quella relazione e capirai cos'è la preghiera. Perché quella relazione che vivi nella tua vita è la cosa più simile che c'è alla preghiera. Allora, facciamo un esempio. Mettiamo caso che io appartengo... Vabbè, marito e moglie è molto semplice, perché è proprio una appartenenza che ci si è dichiarati pubblicamente nel giorno del matrimonio. Io sono tuo, tu sei mia, no, così, ecco. Però facciamone una più semplice, un'amicizia, una vera amicizia. Un'amicizia seria in cui io considero l'altro un mio vero amico e lui considera me un suo vero amico, ok? Partiamo da questa relazione. Allora, che vuol dire che la preghiera è come questa relazione? Mettiamo caso, io ho un amico che si chiama Giorgio. Allora, con questo amico che si chiama Giorgio, noi ci vediamo ogni tanto. Per esempio, spesso andiamo al cinema insieme, oppure andiamo la sera a prendere una birra, qualcosa. Quei momenti in cui stiamo insieme e viviamo concretamente la nostra amicizia, quello sarebbe come la preghiera. Ma io sono amico di Giorgio anche quando non stiamo insieme, no? Cioè, io sono amico di Giorgio sempre, anche adesso, se non ci vediamo da una settimana, io sono molto amico di Giorgio, gli voglio bene e lui vuole bene a me, ma non ci stiamo vedendo, non ci siamo visti questa settimana. Ogni tanto in questa relazione ci vediamo, parliamo, lui mi racconta le cose sue del lavoro che è ingegnere, io gli racconto le cose mie, la parrocchia, le cose, ecco. Allora, quel momento in cui ci vediamo, stiamo insieme, facciamo qualcosa insieme, parliamo, quello sarebbe la preghiera, perché tu sei sempre in relazione con Dio. Tu appartieni sempre a Dio, anche quando non ci pensi. Ma il momento in cui ci pensi, ne sei cosciente e te lo ricordi, quello è pregare. Ok? Quindi prendete appunto la vostra... Prendiamo un rapporto più forte, un rapporto matrimoniale, che va bene, ok? Quindi un rapporto matrimoniale che funziona, felice. Allora, il marito e la moglie
sono sempre marito e moglie, anche quando lui sta in ufficio e lei sta in ufficio dall'altra parte, oppure anche se non stanno fisicamente nello stesso luogo, sono tutto il giorno marito e moglie. Poi c'è un momento della giornata in cui si incontrano, in cui si parlano, in cui stanno insieme, magari fanno l'amore, cioè c'è un momento di incontro vero nell'ambito però di una giornata in cui sono sempre marito e moglie. Ecco, quei momenti di incontro, quella è la preghiera con Dio. Ok? Come si incontra Dio? Cioè, mentre io, se parlo col mio amico, gli parlo, lo ascolto, e se sto con mia moglie, faccio l'amore con mia moglie, è una cosa tangibile, no? E con Dio come funziona? Beh, in realtà anche con Dio abbiamo momenti molto tangibili, pensate solo alla messa, all'Eucaristia, è super tangibile, no? Ma il momento, la cosa più simile alla preghiera è il dialogo, appunto. Ma il dialogo presuppone la relazione. Se non c'è prima la relazione, non si capisce bene questa cosa del dialogo. Un altro testo che avete sul foglietto è il terzo testo, se girate la pagina, è un pezzetto di un padre della Chiesa che si chiamava Giovanni, e parlava così bene che veniva detto Crisostomo, bocca d'oro. E lui comincia così un discorso sulla preghiera, comincia dicendo: la preghiera o dialogo con Dio è un bene sommo, è infatti una comunione intima con Dio. È un dialogo, ma non un dialogo qualsiasi, perché tu il dialogo di fatto lo fai pure col giornalaio. Se vai a comprare il giornale fai un dialogo: scusi, mi dà la Repubblica? Sì, 1,50 €, non so. Quello è un dialogo. Ma invece la preghiera non è questo. La preghiera è un dialogo di comunione intima. Per questo, per capirlo, bisogna partire o da un'amicizia molto forte o da un rapporto di amore, se no non si capisce niente. Allora, è un dialogo, ma quel dialogo che hai con quella persona a cui vuoi molto bene, di cui ti senti proprio, con cui sei intimamente legato. Ecco, quello è la preghiera. Allora, la buona notizia è che a pregare si impara, non si nasce imparati, non è una cosa automatica, non è che tu, siccome sei uomo, allora sai pregare, così come non è che siccome sei uomo, allora sai automaticamente voler bene a qualcuno e nemmeno sai parlare automaticamente. Pensateci, noi siamo tutti predisposti a parlare, ma un bambino poi come impara concretamente a parlare? Impara a parlare perché è inserito in un ambiente in cui le persone parlano e lui le sente, e crescendo impara a parlare, li imita, parla con loro e piano piano impara. Ma se il bambino non avesse nessuno intorno a sé che parla, pur essendo lui predisposto, non imparerebbe. Per esempio, un bambino sordo e magari anche cieco, no? Ha molta difficoltà a imparare a parlare. Ci stanno tutte tecniche, cose, ma è molto difficile. Perché? È perché tu sei predisposto, ma lo impari facendolo con gli altri, ascoltandolo. E pensate a un genitore che insegna a parlare a suo figlio. In realtà non è che sta tutto il tempo lì a fargli una scuola di linguaggio. Parla. No? Allora, come si impara a pregare? Si impara a pregare pregando con qualcuno che lo sa fare. Pregando con qualcuno che lo sa fare, perché in te c'è la capacità della preghiera, ma va come attivata. Devi imparare, e si può imparare, e si impara sempre di più. Io sono prete da 10 anni, sto ancora imparando a pregare. E penso che anche voi stiate imparando a pregare. Se siete qua, volete imparare a pregare. Cioè, non è che il Papa è arrivato, sa pregare. Pure lui deve imparare a pregare. Perché? Perché se pregare è questa relazione intima con Dio, e capite che quella si impara sempre di più. È come se io mi sposo con una donna, quando è che ho imparato ad amarla? Punto. Mai. Mai. Perché sarà tutta la vita, dal giorno del matrimonio fino a quando muoio, sarà tutta la vita cercare di imparare ad amare questa donna e crescere nell'amore. Ecco, così è la preghiera.
no? Entrare coscientemente nella relazione intima con Dio. Coscientemente, il momento, dicevamo, la preghiera è il momento in cui ti metti a parlare, ti metti a ascoltare, stai insieme, sei conscio di stare insieme. Allora, la buona notizia, dicevo, è imparare, che si può imparare a pregare, e si impara a pregare con qualcuno che lo sa fare. Chi è che lo sa fare? Allora, è molto facile, la risposta è sempre quella. Lo sa fare Gesù. Infatti, nel Vangelo di Luca ci viene raccontato proprio questo, che i discepoli un giorno vedono Gesù pregare. Il giorno dopo lo vedono pregare di nuovo e poi lo vedono pregare di nuovo. A un certo punto gli dicono: Maestro, insegnaci a pregare. E non era gente che non sapeva pregare, perché erano ebrei. Quindi fin da bambini avevano imparato a pregare il Dio di Israele, avevano imparato a leggere i Salmi, ad ascoltare la Bibbia, andare in sinagoga, andare al Tempio. Ma quando vedono Gesù, vedono qualcosa che loro non hanno, non conoscono, perché non avevano la relazione col Padre. Quella solo Gesù ce l'ha. Per questo lo vedono e gli dicono: Maestro, insegnaci a pregare. E lui gli dice: quando pregate, pregate così. E gli insegna il Padre Nostro. È il testo che avete sempre sul foglietto, il foglietto che stiamo leggendo, la terza pagina, dove c'è scritto Luca 11. Vi leggo. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, come anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, insomma non me va, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Questo per dire, la preghiera è insistente, no? Provaci, riprovaci, 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 non basta una volta, devi provarci tante volte. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce, o se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Allora, vedete il contesto in cui Gesù insegna il Padre nostro è proprio una domanda: insegnaci a pregare. Noi vogliamo pregare come te. Hai presente quando vedi uno che fa una cosa bellissima e tu vuoi imparare a fare come lui? A fare la cosa come lui. Vai a casa di un tuo amico e lui ti fa la pasta, la carbonara, perdonate, come tu non l'avevi mai mangiata, no? E gli dici: ti prego, insegnami a fare la pasta, la carbonara come la fai tu. E lui ti dice: il segreto è? Il guanciale. Il segreto è chiaramente il guanciale, ok? Allora, c'è un segreto, c'è una ricetta, c'è qualcosa da imparare e solo dopo che l'ho assaggiata dico: assolutamente devo imparare questa cosa. Ecco, i discepoli, pensate cosa vedevano guardando Gesù pregare. Cosa vedevano? Per cui a un certo punto gli dicono: vogliamo la stessa cosa che fai tu. Cosa succedeva? Non lo sappiamo. Ma doveva essere bello vedere Gesù pregare. Allora, imparare a pregare è una cosa che nella vita ricopre un luogo molto particolare. Non è come, che ne so, lavorare. Il lavoro occupa una parte della tua vita, no? È vero che poi la mente è occupata molto, ma il lavoro per definizione comincia e finisce.
Invece le relazioni, quelle vere, non sono così. Le relazioni sono come una base della nostra vita. Vi dicevo che, appunto, se prendiamo due sposati o due amici, anche se non stiamo facendo una cosa insieme, comunque siamo amici. È come un sottofondo nella mia vita. Ecco, la preghiera è così, perché la preghiera è la vita spirituale. E la vita spirituale non è una parte della vita insieme alle altre, per cui io vado a scuola, studio, faccio i compiti, poi ceno e poi prego. Non funziona così. La vita spirituale è una dimensione della vita che accompagna tutta la vita. Infatti, se no non si capiscono alcune cose che dicono i cristiani. Per esempio, San Paolo dice: pregate incessantemente. E come si fa a pregare incessantemente? Tutto il giorno. Non faccio niente. Manco vado al bagno, perché devo pregare incessantemente. Eh no, perché il punto è che se la preghiera è la relazione cosciente con Dio, allora puoi pregare incessantemente, perché puoi cercare di essere sempre cosciente della tua relazione con Dio, anche mentre stai al bagno, no? Oppure mentre stai facendo un'altra cosa. Allora, imparare a pregare, imparare l'intimità con Dio, imparare la relazione spirituale, la vita spirituale, e quindi imparare qualcosa che riguarda tutta la mia vita, non una cosa in mezzo alle altre. Allora, avrete forse notato, quando abbiamo letto il Padre Nostro in questo brano del Vangelo di Luca, che non è come il Padre Nostro che diciamo normalmente a messa. Perché? Perché in realtà ne abbiamo due di Padri Nostri nel Vangelo. Uno nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, e uno nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, nel discorso della montagna. E sono un po' diversi. Avete notato che mancano delle cose, no? In quello di Luca, che è più breve. Per esempio, non dice Padre Nostro che sei nei cieli, ma dice Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e poi non dice sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E perché? Non era importante dire sia fatta la tua volontà, ma come? La volontà di Dio, tutta la... Invece no, non lo dice. E così anche altre cose. Che vuol dire? E nel Vangelo di Marco dove sta il Padre Nostro? Non ci sta. Non c'è il Padre Nostro nel Vangelo di Marco. E in quello di Giovanni? Nemmeno. E dice, mazza, oh, che pippe sti evangelisti, si sono scordati il Padre Nostro. Cioè, dai, vabbè, ti puoi scordare una parabola, ma il Padre Nostro non te lo puoi scordare. E invece non ci sta. E Paolo nemmeno lo insegna il Padre Nostro nelle sue lettere. Però sia in Marco che in Giovanni che in Paolo ci stanno tantissimi brani che rimessi insieme rifanno il Padre Nostro. E il Padre Nostro è diverso in Matteo e Luca. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che in realtà le parole esatte, cioè la formula, non è così importante. Non è importante la formula del Padre Nostro. Se no ce l'avrebbero trasmessa tutti uguale e tutti quanti, perché si trattava di imparare la preghiera quella giusta. E invece non è questo il punto. Cioè, è notevole che ai primi cristiani non si preoccupino nemmeno di mettersi d'accordo su quali sono le parole esatte del Padre Nostro. Non se ne preoccupano, perché non è quello il punto. Il Padre Nostro non è una formula di preghiera. Non è una formula. È la forma della preghiera. Dice Sant'Agostino che ogni preghiera cristiana deve trovare posto nel Padre Nostro. Cioè, se tu fai una preghiera e non la riesci a infilare nel Padre Nostro, non è una preghiera cristiana. Cioè, il Padre Nostro è la struttura della preghiera cristiana. Per questo il Padre Nostro non è tanto una formula da imparare, quanto è una scuola di preghiera. Ci serve per imparare a pregare come Cristo. È la preghiera del Signore, cioè è la sua preghiera. E noi, imparando a pregare, entriamo nel suo modo di pregare. Questo è notevole, cioè non è che, per esempio, non è come andare a scuola, per cui il professore mi spiega il teorema di Pitagora, io capisco il teorema di Pitagora, se lo capisco, lo imparo, una volta l'ho capito, è mio. Non funziona così la preghiera. Quando Gesù insegna a pregare e i discepoli imparano a pregare, praticamente è come se entrassero nella preghiera di Gesù. Entrassero nella relazione che Gesù ha col Padre. Imparare a pregare vuol dire entrare nella relazione che Gesù ha col Padre. Infatti il Padre Nostro, la preghiera dei figli, chiamiamo Dio Padre, ma c'è un solo figlio di Dio, che è Gesù.
Allora, o tu ti metti insieme a Gesù, allora puoi dire Padre, oppure non lo puoi dire Padre. Per questo solo i battezzati possono pregare Padre nostro. Comunque ci torniamo poi su queste cose, ma intanto è per dirvi, stiamo parlando proprio di un punto centrale della vita cristiana. E non stiamo parlando di una formula, stiamo parlando della forma stessa della preghiera. Se pregare è relazionarsi con Dio, allora oltre che la forma del nostro parlare, sarà importantissima, forse ancora più importante, la forma del nostro ascoltare, come in una relazione qualsiasi, no? Se uno viene da te, se un tuo amico viene da te e parla e basta, la cosa è molto frustrante. Non so, io avevo un'amica che parlava ininterrottamente. Perché ero a cena e ieri sera da una parte c'era una che parlava ininterrottamente. Cioè gli altri quasi non riuscivano. Perché io sì, da piccola ho fatto questo. No, perché che ne pensi? Ah, perché io della politica penso. Ma la spazzatura, sì, la spazzatura a Roma, di tutto, sai, cioè non trovo, riesco a trovare un argomento in cui tu riesci a stare zitta. No, parlava solo lei, no? Non ascoltava gli altri che parlavano. Allora, finché sei una cena non te ne frega niente, perché sei una cena. Però in una relazione vera, invece è tremendamente frustrante, immagina di avere un amico che non ti ascolta, parla solo lui, oh, e dai. Poi facciamo un po' e un po', no? Poi fra l'altro se parli solo tu nemmeno mi stai parlando veramente, perché se non ascolti quello che ti dico io, cioè come non capisci ciò che ho nel cuore, non capisci ciò che voglio. A volte non è così scontato imparare ad ascoltare. Tutti quelli che conoscono, non so, la formazione di coppia nel rapporto matrimoniale, sanno che in una coppia sposata sapersi ascoltare non è per niente una cosa scontata, ma per niente, bisogna impararlo, imparare ad ascoltarsi. E ci sta gente che te lo insegna. Come si parla in coppia? Fermi, mo ve lo insegno io. Sì, fate questo esercizio, poi fate così. A volte serve, magari le coppie che stanno un po' in difficoltà, in crisi, serve moltissimo imparare queste cose, perché vedi che il rapporto c'ha, proprio si sblocca, c'ha un altro, c'ha, fa un passaggio di qualità. Perché? Perché hai imparato ad ascoltarti. Allora, con Dio funziona nello stesso modo. Con Dio, nella preghiera, che abbiamo detto è il dialogo con Dio, cioè il momento in cui io penso coscientemente alla relazione intima che ho con Lui, come imparo a parlare, così devo imparare ad ascoltare. C'è una preghiera molto bella che fa nella Bibbia un personaggio, il re Salomone. Me lo ricordate quello che era? Il re Salomone era uno che diventa re giovanissimo, pischello praticamente, che diventa re. E allora prega a Dio e gli dice: Signore, che facciamo? Sono troppo giovane. E Dio gli dice: vabbè, dai, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E allora Salomone fa una bella preghiera e gli dice: guarda, no, io in realtà non voglio essere ricco, non voglio essere un grande re, io voglio un cuore che ascolta. Un cuore che ascolta, Lev Shemua, dice in ebraico, voglio un cuore che ascolta, perché così saprò fare bene il re, così saprò giudicare, così potrò essere sapiente, così potrò aiutare veramente il mio popolo. Allora Dio si squaglia, no? Gli dice: ah, Salomone, ma che figata, siccome mi hai chiesto questa cosa, io ti do questo e tutto il resto, no? Perché mi hai chiesto la cosa giusta. Ecco, allora Salomone chiede anzitutto a Dio un cuore che ascolta, e questo è veramente il punto. Per imparare a pregare dobbiamo imparare ad ascoltare e a parlare, cioè a dialogare con Dio nel quadro di una relazione intima. Quindi che cosa vorremmo fare in questi incontri? Vorremmo anzitutto far fiorire la nostra relazione con Dio, cioè crescere nella fede e nell'amore verso Dio. Come si cresce nella fede? Ascoltando il Vangelo e aderendo interiormente a quello che ci viene detto. La fede nasce dall'ascolto. Dalla fede viene l'amore verso Dio. Quindi prima cosa, crescere nel rapporto con Dio. Seconda cosa, imparare ad ascoltare Dio. Terza cosa, imparare a parlare a Dio. Anche questo non è per niente scontato. Come si parla a Dio? Allora,
riprendiamo il foglietto e il testo che non abbiamo letto, Matteo 6, quel brano piccolino. Dice Matteo: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. E voi dunque pregate così: Padre nostro, che se ne c'è e gli insegna il Padre nostro. È interessante, non sprecate parole come i pagani. Cioè i pagani credono di venire ascoltati a forza di parole. Cioè il pagano, quindi il pagano vuol dire il non ebreo in questa al tempo di Gesù, ma per noi possiamo intendere il non cristiano, no? Cioè chi ha una religiosità ma non è cristiano. Allora, il pagano credeva di essere ascoltato a forza di parole, cioè credeva che il punto della preghiera fossero le parole che diceva, perché le parole doveva farsi ascoltare, cioè dovevano convincere il Dio a fargli qualcosa. Doveva magari portare il Dio dalla sua parte. Allora ti faccio una preghiera: Apollo, aiutami, Apollo, aiutami, 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 aiutami. Ti sfinisco finché non mi aiuti. Non è così la preghiera cristiana. Questa è una preghiera pagana. E poi dice: non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Cioè, se uno parla a Dio pensando di comunicargli qualcosa che lui non sa, sta pregando male. Tu non preghi per far sapere a Dio delle cose, perché Dio già le sa le cose. E tu nemmeno preghi per convincere Dio a fare una cosa buona, perché Dio è già convinto di fare cose buone. Che sei più buono tu di Dio? No, sarà più buono lui, no? Se permetti. Come io prego: Signore, aiuta mia sorella. Signore, aiuta mia sorella. Signore, aiuta mia sorella. Ok? Non c'è niente di male nel fare questa preghiera, ma che cosa stai pensando facendo questa preghiera? Pensi che Dio adesso non la sta aiutando, tu che gli vuoi bene devi convincere Dio ad aiutarla. Tu vuoi più bene a tua sorella di quanto gliene vuole Dio? No, non è pensabile questa cosa, non è la fede, non è il cristianesimo. Noi non preghiamo né per dire a Dio le cose che lui non sa, né per convincerlo a fare le cose buone che noi crediamo che debbano essere fatte. Signore, metti fine a queste cose. Signore. E allora perché preghiamo? Se non è per fare queste due cose, perché preghiamo? Non preghiamo per questo. Questa è la preghiera pagana, dice Gesù. La preghiera cristiana è un'altra, è il Padre nostro. Per questo poi dobbiamo capire ma esattamente che cosa stiamo dicendo nel Padre nostro, perché c'è tutta un'altra visione. E sarà bello scoprirlo. Allora, un'ultima cosa per l'introduzione. Saremo lentissimi, lentissimi. Cioè, ogni volta ci soffermiamo su una frasetta del Padre nostro. Oggi faremo Padre nostro che sei nei cieli. Su una frasetta sola, lentissimi. Invece, se ci pensate, noi di solito il Padre nostro diciamo molto veloci, no? Padre nostro, se ne c'è, se santificato il tuo nome. Io una volta da ragazzo stavo con gli scout e andammo a Camaldoli, il monastero di Camaldoli in Toscana, andammo all'eremo di Camaldoli, e lì c'erano tutti questi belli vestiti di bianco che facevano la preghiera. A un certo punto, non mi ricordo che preghiera era, comunque i vespri, una preghiera, e a un certo punto si arriva al Padre nostro, e noi: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Quelli invece: Padre nostro, pausa, che sei nei cieli. Noi: guarda, che angoscia. Perché questi andavano lentissimi nel dire il Padre nostro, lentissimi, e noi invece andavamo a 2000. Ecco, perché andavano così lenti i monaci? È perché è un pezzo del Vangelo il Padre nostro, si recita molto lentamente, perché in realtà è così denso che se capissi che cosa stai dicendo, probabilmente rimarresti steso per terra. Raccontano i Fioretti, le fonti francescane, che Francesco un giorno si fa una passeggiata con i suoi discepoli,
con i frati e decidono durante la passeggiata di pregare e di pregare e di dire il Padre Nostro e poi di meditare la preghiera che fanno. Allora arrivano alla fine della passeggiata e dicono: allora io ho detto 50 Padri Nostri, io ho fatto questo, e Francesco dice: io ho detto solo Padre. E poi sono andato in estasi, mi sono perso nel Padre, nel chiamare Dio Padre, non ho detto più niente, no? Chi ha pregato di più? Beh, Francesco sicuramente, no? Sicuramente Francesco degli altri. Allora, per questo noi saremmo lentissimi, estenuanti, 3 parole, 1 ora, ok? Però perché ci serve? Ci serve rallentare e dedicare tempo alla preghiera. Sapete, dedicare tempo a una cosa è dargli valore. Quanto vale una cosa nella tua vita? Quanto tempo ci dedichi? Quanto vale questa persona nella tua vita? Quanto tempo ci dedichi? È molto semplice, poi non è proprio matematico, ma se tu non dedichi tempo a una persona, non è vero che quella persona è importante per te. Ok? Allora, quanto tempo dedico al rapporto con Dio, cioè alla preghiera cosciente? Ecco, quello è quanto vale Dio per me. Allora, è bello cominciare avendo presente che è una cosa molto seria quello che vogliamo fare insieme, perché entriamo nel cuore del cristianesimo, entriamo nel cuore di Cristo e impariamo a pregare. Ovviamente tutti noi sappiamo già pregare un po', no? Si tratta di approfondirlo, di imparare veramente, perché così come l'amore, anche la preghiera non ha fine, non ha un limite.